Ragazzi, allora, innanzitutto scusate se sono senza trucco, ma devo fare giusto un video veloce perché quando praticamente ho caricato il video, scusate, il video sulla mia postazione make-up, ho fatto vedere come ho realizzato una specie, diciamo tra virgolette, un portarossetti. Ed è questo qui, ve lo faccio vedere, questo qua. E molti di voi ho visto che hanno spolliciato in su il commento di una ragazza che mi chiedeva se potevo spiegare bene come l'ho fatto, visto che lì vi avevo giusto accennato. E niente, volevo farvelo appunto vedere. Allora, partendo dal presupposto che è veramente una cosa molto casareccia, perché così in quel periodo stavo male, quindi volevo trovare qualcosa da fare, ecco, e visto che non mi andava di spendere soldi in portarossetti, visto che poi alla fine ho preso questi quelli che uso di più, non mi andava di comprarne uno apposta, che poi penso mi avrebbe indotto in tentazione, cioè a comprare altri rossetti per riempirlo, quindi ecco, me ne sono fatta uno su misura per i miei rossetti, anzi anche un po' troppo piccolo perché ci sono altri tre rossetti che non mi entrano, ma vabbè. Quelli li tengo in un'altra scatolina, ecco. Allora, volevo farvi vedere un attimo. Aspettate. Allora, questo qui è il portarossetti, appunto. Allora, la scatola io ho usato una che avevo in casa. Questa, non fate caso adesso ai fiori, ma se vedete la parte interna, cioè questa qui, ci sono dei piccoli pois dorati. E questa è praticamente una scatola di intimissimi, di un reggiseno che avevo comprato, non so quanto tempo fa. E praticamente l'avevo lasciata qui perché io le scatole solitamente me le tengo sempre perché metti che poi mi servono per qualche cosa e infatti così è stato. Perciò ho preso poi questa carta, questa è una carta da regalo che avevo in casa sempre e l'ho ricoperta, non fate caso allo scotch perché non riuscite a tenerla ferma. Quindi se siete anche più brave di me vi viene anche più facile. Poi ho preso un foglio di carta, io ho usato questi qua che io usavo alle medie per i fogli Fabriano, quelli semplici da disegno, questi qua, o liscio o ruvido. E praticamente ho preso la misura della scatola, quindi ho fatto il contorno sul foglio della scatola, l'ho lasciato leggermente 1 mm in più perché così si rimaneva incastrato e non scivolava dentro, se la misura era perfetta il foglio sarebbe scivolato dentro, invece lasciando un piccolo spessore rimarrà incastrato da solo praticamente. Poi ho preso tutti i miei rossetti, questi qua, cioè ci sono quelli Maybelline, Rimmel, Kiko, MAC, Urban Decay, Collistar, Essence, Ever, un po' di tutto insomma, quelli che avevo e quelli che uso di più. E mi sono messa a disegnare la circonferenza di ogni rossetto. Vi faccio vedere, tipo questo qui, vedete? Avrà il buchetto un po' più quadrato perché il rossetto è leggermente quadrato e le ho fatte veramente precise. E come vedrete la carta non è stata fermata, cioè questa quindi ogni tanto tenderà un po' a scivolare in giù, io ogni tanto la tiro su perché se no va troppo in giù e praticamente avendo fatto i buchini dell'esatta misura dei rossetti, i rossetti toccando sulla scatola, quindi non è che vanno più giù, tengono la carta in equilibrio, quindi la carta è semplicemente una cosa di bellezza, cioè è fatta un po' più per bellezza più che altro che per niente, ecco. E ho fatto, quindi mi sono disegnata di ogni rossetto, ho fatto la propria forma, cioè ogni buchino avrà una forma diversa, per quanto è grande, insomma vedete questo dell'Urban Decay. Questo qui che è della non so cosa, questa è della Prestige, ognuno avrà il suo posto, cioè in modo che io poi non mi sbagli una volta che li tolgo e ce l'ho belli sempre perfetti, ordinati. Io poi l'ho colorata, questo era un foglio bianco, io l'ho fatto di un rosa, adesso vi sembrerà giallo, ma è un rosa chiaro chiaro, e diciamo che l'ho fatto di questo colore, a parte che ci sta bene comunque con la carta che poi sono andata a mettere. Ma semplicemente perché avevo solo questo colore, sono quei colori a tubetto, insomma, che voi col pennello lo mettete, non mi ricordo come si chiamano adesso. E poi così, tanto perché avevo anche un nero e bianco, ho fatto il giro del buchino con il nero e poi ci ho fatto questi piccoli pois bianchi, giusto per smorzare un po' tutto questo rosa. E devo dire che a me piace tantissimo, lo trovo piuttosto comodo, facilissimo da fare ragazzi, se veramente ci sono riuscita io, penso che ci possono riuscire tutti. Non è perfetto insomma perché che non sono bravissima in queste cose, fai da te. Però ecco, mi piace tanto, sono soddisfatta, comunque è un portarossetti, adempie al suo compito. E anzi, non devo dire che sono piuttosto soddisfatta perché non è malaccio, accio accio. Poi lo so, dà un tocco di eleganza con queste rose qui, che io adoro questa carta da regalo. Ce l'ho tipo da anni, ma l'avevo sempre lasciata lì perché ho fatto, vabbè, prima o poi gli troverò un utilizzo vero e proprio che mi dispiaceva impacchettarci un regalo per qualcun altro perché mi piace veramente tanto. E quindi ecco, adesso l'ho trovato, così ce l'ho sempre sott'occhio perché mi piace veramente molto. E niente ragazzi, questo è un video brevissimo, giusto per farvi vedere questa cosina, quindi ecco. E spero che qualcuno possa dare qualche idea. Cioè, non sempre ragazzi bisogna spendere soldi per comprare una cosina, ma possiamo benissimo farcela da sole. Non sarà perfetta come quelle che si compra, però voi mettete la soddisfazione di essersela fatta. Io sono soddisfatta. Una volta tanto sono riuscita a finire una cosa che avevo iniziato. E quindi niente, sono
piuttosto felice. Ok ragazzi, io niente, vi saluto, vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao ciao!